Io posso parlare per Montebelluna, attualmente le positività sono stabili. Purtroppo ci sono parecchi decessi perché anche ieri sono venuto a conoscenza di due persone di Montebelluna che sono mancate dopo appunto soggiorno in rianimazione, in terapia intensiva, dove viene fatto di tutto, però purtroppo a volte ci sono situazioni che non finiscono bene, questo mi dispiace tantissimo, anche perché tutto sommato sono persone che fino a 20 giorni fa stavano bene, facevano la loro vita, insomma. Questo è preoccupante. Montebelluna, io ringrazio molte persone che si danno da fare dal punto di vista della solidarietà. L'altro giorno proprio abbiamo ricevuto in municipio una donazione di 5.000 euro di buoni pasto, per dire, e il comune stesso sta stanziando parecchi fondi Covid proprio per venire incontro alle tante associazioni e a tante persone in difficoltà. Ripeto, devo ringraziare veramente i cittadini di Montebelluna perché non credevo che ci fosse così tanta disponibilità a dare. Ecco, questa è una cosa veramente importante. Poi le persone si vedono veramente nel bisogno. Nel bisogno vediamo tante persone che non avremmo mai pensato e che invece vengono a trovarci perché vogliono dare, vogliono contribuire.